Questo è un netto passo indietro. Sì. Nettissimo. Sì, un netto passo indietro, soprattutto per quello che non siamo riusciti a fare nel corso del primo tempo. Eravamo, non è una scusante, ma certamente eravamo in una situazione di emergenza, considerando che Alex era squalificato, che Tatini ha avuto la febbre, che Tonelli veniva da una settimana di influenza, quindi. Però questo non giustifica il fatto che comunque nel corso del primo tempo dovevamo mettere più cattiveria, più determinazione, essere più lucidi nelle giocate, continuiamo a fare i soliti errori, evidentemente abbiamo dei problemi strutturali. Secondo tempo un po' meglio? Sì, secondo tempo un po' meglio. Certo è che, come dire, se si fa una valutazione oggettiva delle occasioni da gol, io credo che noi ne abbiamo avute quanto loro, se non di più. Il punto è che noi non facciamo gol. Prendiamo i traversi, prendiamo i pali, sbagliamo davanti al portiere, anche nel corso del primo tempo. Dopo è chiaro che poi quando concedi un gol su un errore così, come abbiamo fatto nel corso del primo tempo, non te lo aspetti, dopo la partita diventa risalita. Ecco, diciamo che, come hai detto te, difetti strutturali davanti e dietro a questo punto. No, ma non stavo parlando di un reparto, parlavo del fatto che comunque ci vuole una gestione della palla migliore, una velocità di gioco migliore, cercare di evitare di fare errori banali come stiamo facendo da troppo tempo. Siamo tornati a fare errori banali. Purtroppo sì, era un periodo che magari eravamo un pochino più attenti, ma io non credo che sia una questione di attenzione, non so se, ma neanche di paura, perché non penso nessuno qui. Però certamente magari certi errori dobbiamo sicuramente evitare di farli, cioè non si può prendere il primo gol come abbiamo preso noi.